Buon pomeriggio, terza edizione straordinaria per parlare e raccontarvi di quello che sta accadendo a Roma, all'NH Hotel, dove è in corso di svolgimento il processo per la partita Savona-Teramo davanti alla Corte federale. Diciamo che dall'ultimo collegamento che abbiamo fatto un paio di ore fa ad ora non è successo nulla, nel senso che da pochissimi minuti il procuratore federale ha iniziato la sua requisitoria. Dunque non siamo in questo momento in grado di collegarci con Andrea Costantini, che sta ovviamente seguendo quello che sta dicendo il procuratore federale, quelle che sono le richieste, quelle che saranno le richieste che farà, perché questo è il momento clou della giornata, vale a dire quello che l'accusa chiederà per il Teramo. Poi ovviamente ci saranno gli altri interventi e l'ultimo a parlare con la sua arringa sarà l'avvocato del Teramo, Edoardo Chiacchio, e visti i tempi che si stanno snocciolando in questa giornata, molto probabilmente l'intervento di Chiacchio ci sarà dopo le ore 21, quindi quasi a notte fonda. Però andiamo con ordine, perché riviviamo un po' in attesa che magari Andrea Costantini ci chieda la linea da Roma, perché il procuratore federale ha fatto le sue richieste e noi siamo pronti per darvele in diretta. Che cosa rischia il Teramo? Rischia che il procuratore chieda la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato scorso, quindi quello di Lega Pro, per responsabilità diretta. La soluzione che invece tutti si auspicano, quantomeno i tifosi del Teramo e i dirigenti, che non venga riconosciuta la responsabilità diretta. Che cosa è successo oggi? Nella mattinata praticamente quasi nulla, una serie di eccezioni che sono state poi respinte dal presidente della Corte federale Sergio Artico, ma poi ci sono state ammesse, e queste sono le immagini, vedete l'arrivo del direttore sportivo sospeso Marcello Di Giuseppe e del medico sociale del Teramo Carlo Dugo, questo è il vicepresidente Ercole Cimini, poi Fabio Mignini, Pasqualino Testa e il presidente Luciano Campitelli. Queste due figure, Fabio Mignini e Pasqualino Testa, sono state importantissime nel corso della mattinata, soprattutto del primo pomeriggio, perché sono stati gli unici due testimoni ammessi dalla Corte, dunque hanno potuto rilasciare le loro testimonianze, sono stati sottoposti agli interrogatori degli avvocati, compresi quelli dell'Ascoli, perché l'avvocato Grassani ha rivolto anche lui alcune domande, perché l'Ascoli, come le altre società interessate, è stata ammessa al dibattimento. Questo è l'ingresso dei dirigenti del Teramo all'interno dell'NH Hotel di Roma, dove si sta svolgendo il processo. L'ultimo ad entrare, lo vedete con la giacca blu, è Pasqualino Testa, e questo è il vicepresidente Ercole Cimini. E allora noi abbiamo uno stralcio della testimonianza di Pasqualino Testa, la parte finale, quella forse più significativa di quello che ha detto il dirigente del Teramo. Andiamo ad ascoltarla. Sull'autovettura che seguiva il pullman, il presidente dove sedeva? Sedeva accanto al guidatore. Va bene. La domanda della difesa. Il presidente Campitelli era seduto accanto al guidatore. Chi guidava? Guidava il vicepresidente, Ercole Cimini. Sì, ma l'abbiamo già scritto, è un mio lapsus. L'ultima domanda, che ripercorre quella fatta al precedente test per verificare la veridicità della circostanza, è quella se nel viaggio di ritorno della squadra da Savona a Teramo qualche dirigente viaggiava sul pullman della squadra. Che è la stessa domanda fatta all'altro test, quindi il motivo è chiaro. Allora, abbiamo già fatto la polemica prima, non vedo la rilevanza. No, la rilevanza è per vedere se i due testi hanno la stessa
percezione dei fatti oppure è diversa. Allora la facciamo in un modo diverso. Come vuole lei? Facciamo in modo diverso. Lei al ritorno, come è tornato lei da Savona a Teramo? Sono tornato in macchina, così come eravamo andati. In macchina, in quale macchina e con chi? Questo almeno, questo se lo deve dire. Sì, sì. Siamo tornati su una Maserati, io, dirigente Mignini, presidente Campitelli e il direttore sportivo Marciapelli Giuseppe. Ok, sì, allora, sì. L'auto, la Maserati è di Giuseppe? Sì. Anche lei non risulta, vabbè, non importa. Il viaggio di ritorno da Savona a Teramo lo feci sulla Maserati guidata da Di Giuseppe, punto. Il presidente Campitelli sedeva a fianco del conducente e io mi trovavo nei posti posteriori insieme a al dirigente Mignini. Mignini. E sul pullman con la squadra chi c'era? Si ricorda? Ho assistito, lei ha assistito alla partenza del pullman da Savona, dallo stadio di Savona, o non ha assistito? Sì, siamo ripartiti in carovana. Quindi. Siete partiti in carovana, bene. Quindi si ricorda se c'erano dei dirigenti del Teramo sul pullman della squadra? Andando per discussione. Dica se non lo ricordo. No, non posso dirlo perché non ho. No, Lucato Cozzone, scusi, no. Non se lo ricorda, eh? Non ricordo se il viaggio di ritorno Savona Teramo vi fosse qualche dirigente della società a bordo del pullman della squadra. C'è ancora qualcosa? Ah no, perché mi sembrava che aveva sbagliato. No, va bene. Qualcuno è sufficiente? Grazie, ben finito. Può andare. Questa dunque la deposizione di Pasqualino Testa, avete ascoltato all'inizio della deposizione quando ha detto che l'auto era guidata dal vicepresidente Ercole Cimini, poi ha detto che l'auto era guidata dal direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. No, non è una contraddizione, perché la prima risposta si riferiva alla domanda che chiedeva chi guidava l'auto nel tratto che andava dall'hotel allo stadio, e lì Pasqualino Testa è arrivato con il vicepresidente Cimini che guidava l'auto, dove c'era ovviamente anche il presidente Campitelli. Invece nella seconda macchina, quella che poi ha riportato a Teramo i dirigenti, a guidare era Marcello Di Giuseppe, ma per un solo motivo, questo ovviamente è risaputo, perché Ercole Cimini era di rotta verso Milano, dunque non tornava a Teramo perché aveva una fiera, e dunque questo non era possibile che Cimini potesse guidare l'auto per il ritorno a Teramo. Nessuna contraddizione dunque, solo qualche imprecisione sugli orari d'arrivo, ma la discrepanza tra quanto detto da Fabio Mignini e quanto detto da Pasqualino Testa è di 10 minuti, non di più. Nel frattempo
frattempo Andrea Costantini mi ha appena comunicato che alle 18.30 dovrebbe essere terminato l'intervento del procuratore federale. Dunque fra poco, fra una ventina di minuti circa, saremo in grado di collegarci con Roma per scoprire, per sapere quello che ha chiesto il procuratore federale. Scopriremo se sarà confermata la linea dura di Palazzi, che non è lui a parlare, oppure se questa udienza avrà ammorbidito l'accusa. Oggi, come detto, erano in programma due udienze: la prima, quella della mattina, che era dedicata a Savona Teramo, poi alle 15.30 era programmata invece un'altra udienza per un altro stralcio dell'inchiesta Dirty Soccer. Ebbene, quella udienza è cominciata e poi subito terminata con il rinvio a domani, e per questo ovviamente è slittato il tempo della requisitoria e poi delle arringhe dei difensori nel processo che riguarda Savona Teramo, e si pensava che il tutto finisse in mattinata e invece così non è stato, e lo abbiamo detto intorno alle 18, da pochi minuti prima delle 18 è iniziata la requisitoria della Procura federale, che porterà ovviamente alle richieste che tutti stanno aspettando, perché c'è grande attesa per conoscere cosa chiede l'accusa per il Teramo. Devo dire che subito dopo la deposizione di Pasqualino Testa l'udienza è stata sospesa per permettere a tutti di pranzare, e in quel frangente noi abbiamo sottratto l'avvocato Edoardo Chiacchio, il difensore del Teramo, al pranzo. Gli abbiamo praticamente tolto il piatto di spaghetti da sotto il naso e lo abbiamo portato alla nostra postazione. Chiacchio, prima dunque che riprendesse l'udienza, cosa che è avvenuta pochissimi minuti fa, ha detto al microfono di Andrea Costantini questo. Il processo ha avuto già delle impennate, ci sono state delle schermaglie già da stamane, e adesso ha raggiunto un momento di grande importanza, perché il Tribunale ha messo l'escussione di due dei 14 testimoni che avevamo indicati delle nostre memorie. I testi sono stati sentiti, hanno risposto alle domande, si sono dimostrati genuini, perché non sono stati i classici testi che rispondono a memoria, ma sono anche contraddetti su un minuto in più o un minuto in meno, e questo depone per la più totale attendibilità. Per cui un punto a nostro favore l'abbiamo fatto. La strada è ancora lunga, anzi lunghissima, ma per il momento siamo bene in piedi per ottenere questo risultato che tutti ci auguriamo. No, non fa parte del gioco. È chiaro che le mie erano eccezioni strumentali. Mica potevi immaginare che fosse accolta l'eccezione di sospensione del processo, perché la società Ascoli è coinvolta attraverso la Procura della Repubblica di Catanzaro in un illecito, così come abbiamo appreso da organi di stampa, non società come dirigenti né come tessera, ma c'è una partita che è sotto inchiesta, e quindi è bene che io ho chiesto addirittura la sospensione del processo. È bene che la Corte sappia che c'è una partita in gioco. Noi purtroppo non potremo essere presenti come terzi interessati in quella gara, perché parteciperemo certamente a due campionati diversi, però è bene che la Corte sappia che anche l'Ascoli ha le sue carte da pelare. Quindi non è che è stata respinta, non mi sono mai segnato che fosse accolta, Alfredo. Io ho grande fiducia nel Tribunale Federale Nazionale. Non posso parlare di aria che si respira, altrimenti non dovrei avere fiducia nella giustizia sportiva. Io ho fiducia nella giustizia e spero che tutto vada per il meglio per il Teramo. Qui si è andato oltranza pure a notte inoltrato, quindi devono intervenire 12 avvocati,
deve intervenire la Procura federale. Io sarò l'ultimo di tutti, quindi gli interventi dipendono anche da quello che dicono gli altri. Quindi per il momento non è che non voglio anticipare, non posso anticipare quello che sarà l'intervento mio conclusivo per la difesa del Teramo. Posso anticipare che per economia di processo Campitelli sarà difeso da Michele Cozzone. Allora, siamo riusciti a metterci in collegamento con Andrea Costantini, che praticamente è dentro un bunker, e possiamo andare ad ascoltare cosa sta dicendo il procuratore federale solo in audio. Andiamo a sentire. Importanti da parte del Mateni, ma al tempo stesso quindi li conferma. E se ne sottrae tra l'altro con una motivazione che adesso brevemente vado a richiamare, perché ad avviso di questo ufficio è comunque significativa del tipo di rapporto e del tipo di proposta che evidentemente il Marchetti poteva attendersi dal Mateni. Marchetti, in serie di audizioni innanzi alla Procura federale, data 15 luglio, ha dichiarato, mi sembrava strano che Matteini mi cercasse così insistentemente, vista l'assenza dei rapporti confidenziali, e sapendo che Matteini svolgeva una vita poco sportiva e molto con gli altri. Virgolettato, visto il personaggio non sapevo cosa mi potesse chiedere. E comunque, per le ragioni precedenti, non ero interessato a conoscere il motivo delle sue chiamate. Matteini fiuta l'aria. Marchetti chiude l'aria e capisce quindi, prima ancora forse che Matteini arrivi ad esplicitarglielo in un incontro personale, che cosa sta per avvenire. Capeccia viene contattato, viene cercato in realtà a più riprese, c'è un tentativo di telefonata a cui lui non risponde, il telefono è un'esplicità della moglie che poi gli riferisce che Matteini lo sta cercando. Vedremo più avanti da un altro passaggio di intercettazione che Matteini, quando comunicherà a Di Nicola il fallimento di questo tentativo di contatto con il Capeccia, dirà espressamente che è stata rifiutata anche una somma di denaro ben precisa e che lui poi non ha insistito su questo punto. Qui Capeccia dice che il tentativo, o meglio, l'oggetto di questo tentativo di avvicinamento sarebbe stata la proposta da parte del Matteini di soluzioni lavorative, ovviamente sempre in ambito calcistico, in squadre militanti all'estero. Questa è una circostanza che peraltro si scontra con le stesse dichiarazioni del Matteini, entra in contrasto con le stesse dichiarazioni del Matteini, che invece ritiene e dichiara di aver agito per proporre al Capeccia un tesseramento eventualmente da parte dell'Aquila e non certo da parte di società estere. Nella stessa giornata del 29 aprile Di Nicola chiama Costa per ancora fissare e terminare i termini dell'incontro, che sarebbe stato un incontro personale, da lì a poco. Anche qui ci sono alcuni elementi assai significativi. Corda gli lascia intendere di avere delle buone nuove, delle buone notizie da riferirmi. Quindi Corda, che è a Savona, non lo dimentichiamo, nella data del 28, evidentemente ha cominciato ad avere alcuni contatti con calciatori del Savona, tant'è che chiede espressamente in questa telefonata a Nicola se la stagione seguente sarebbe rimasto all'Aquila come direttore sportivo. Questa circostanza è assai significativa ad avviso di questo ufficio, perché lo stesso Corda, in sede di audizione dinanzi alla Procura federale, rivelerà che i calciatori che egli provò in qualche modo a interpellare nell'ambito di questa vicenda sarebbero stati ricompensati eventualmente attraverso un tesseramento per la stagione successiva, sportiva successiva, da parte dell'Aquila a seguito di un impegno in tal senso assunto dal direttore sportivo di Nicola. Quindi questo sondaggio che il Corda fa, accompagnato alla frase "ho buone notizie per te", evidentemente è proprio prodromico a questo tipo di strada da percorrere. Sempre in serata, che prima dell'incontro con Corda e di Giuseppe, Di Nicola chiama Matteini ancora una volta per sollecitarlo nella sua opera di avvicinamento a Capeccia e Marchetti. Matteini risponde di essersi già attivato sia verso il suo compaesano, che è Marchetti di Cornetta Anchetti, e verso l'altro giocatore, che è appunto il Capeccia, che viene spesso indicato come l'isolano essendo un tasso.
Il De Nicola espressamente dice al Matteini che se necessario può anche alzare la proposta, se c'è un problema di ingaggio lo invita quindi eventualmente ad alzare la posta per rendere più allettante la proposta da rivolgere quei calciatori. Arriviamo quindi alla sera del 29 aprile, dove avviene questa cena a tre a Visceglie tra Di Nicola, Di Giuseppe e Corda. Ovviamente la cena in questione non è oggetto di alcuna attività intercettativa, ma cosa avviene a questa cena? Ce lo dice, o perlomeno buona parte di quello che avviene a questa cena, ce lo dice espressamente Cotta nelle sue audizioni rilasciate appunto in data 9 e 30 luglio alla Procura Generale. L'argomento della cena è la prospettazione da parte del Di Nicola e del Di Giuseppe di svolgere un'attività finalizzata all'alterazione della gara di Savona-Teramo, proprio finalizzata a garantire la vittoria alla squadra del Teramo e a consentire, tramite quella vittoria alla squadra del Teramo, di mantenere invariato il distacco di 4 punti rispetto alla squadra seconda in classifica, che era l'Asco, e a quel punto una sola giornata da Teramo, e quindi il distacco che evidentemente sarebbe stato informato. Proprio su questo punto non si dice che vengono trattati altri argomenti, men che mai un argomento relativo a una possibile cessione di quote societarie da parte del Savona Calcio, alla quale potessero essere interessati eventualmente imprenditori amici del Di Nicola. Di Giuseppe interviene nell'ambito di questa cena e più volte espressamente dice, queste sono le parole del Corda, che appunto il Teramo è interessato ad alterare quella gara e non parla mai per sé in prima persona, ma fa riferimento sempre comunque alla società del Teramo, pur senza nominare espressamente il presidente Capitelli, ma riferendo sempre la propria proposta, la propria azione, la propria attività alla società della quale egli era direttore sportivo. Cos'altro avviene in questa fine? Avviene che, nella sera del 29 aprile, avviene che i tre cominciano anche a rappresentarsi un po' quali piste sono da coltivarsi, perché alcune erano già state intraprese, come abbiamo visto, quali eventualmente da privilegiare. Corda qui esprime una sua opinione, dicendo ad esempio che a suo avviso Capeccia e Marchetti non sono affidabili da questo punto di vista. Che Capeccia e Marchetti non siano affidabili nell'ottica ovviamente di chi si stava prediligendo un obiettivo illecito, lo dimostreranno proprio le evidenze probatorie, perché né Capeccia né Marchetti si presteranno da questo punto di vista a rendersi partecipi all'attività illecita. Quindi cosa ha presentato? Non solo è obiettivamente risultato, ma per così dire ci ha visto anche giusto nel momento in cui ha rappresentato questa circostanza. Propone in alternativa altri giocatori. E su questo punto l'ufficio di procura, come ovviamente è stato evidenziato anche da alcune controparti, ha avuto la necessità di procedere appunto all'omissis del verbale con riferimento specifico ai nominativi di questi calciatori che non erano in grado a far parte dell'attività investigativa, le cui posizioni ovviamente verranno valutate, approfondite e vagliate in un successivo procedimento. Con riferimento ad alcuni di questi calciatori conferma il Corda che la possibile ricompensa della loro attività illecita sarebbe stata proprio l'eventuale tesseramento per la stagione successiva da parte appunto della società dell'Aquila sull'impegno del direttore sportivo Di Nicola. Viene quindi esplorata anche la possibilità di contattare questi calciatori. Ai primi due, cioè Capeccia e Marchetti, inaffidabili all'avviso del Corda, avrebbe comunque provveduto il Matteini, dichiarazioni del Corda. Gli altri sarebbero stati contattati o personalmente da Di Nicola o per il tramite del Marchigiano. Altro dato, un altro gruppo di calciatori, dice Corda, sentì di Giuseppe e Di Nicola accordarsi tra loro a quella cena perché per rivolgersi a partigiani e per farli contattare da tutti. Il 30 aprile, guarda caso, chi entra in scena? Entra in scena proprio partigiani, che viene contattato da Di Nicola. Ancora una volta elemento di scontro assai significativo rispetto alle dichiarazioni di Corda della sera precedente.
Nel frattempo di Giuseppe si reca da Campitelli, anche questa è una circostanza oggettiva, che la difesa del Campitelli vuole ancora una volta introdurre al rispetto del tenore letterale di quel passaggio di comunicazione non alla persona del Campitelli ma a un locale che era stato inaugurato qualche giorno prima dallo stesso presidente Campitelli. Questo invece, visto di questo ufficio, rappresenta il secondo riscontro obiettivo sul coinvolgimento della persona del presidente del Teramo Calcio. Subito dopo Di Giuseppe si chiama Di Nicola ancora per avere aggiornamenti a Di Nicola e al tempo stesso per sollecitarlo nella sua attività. Di Nicola quindi si mette all'opera, contatta immediatamente Marchigiani alle ore 11.49 e gli dà appuntamento per il pomeriggio alle 16.40 a Paolo per parlare personalmente. Ecco la fase attuativa di quanto era stato concordato e ideato la sera precedente nella cena 3 tra Di Nicola, Di Giuseppe e Conte. Di Nicola chiama Di Giuseppe per dirgli dell'appuntamento che stava con Marchigiani e che loro due, Di Nicola e Di Giuseppe, si sarebbero invece dovuti vedere un'ora prima dell'incontro. Anche qui alcune domande sono note. Il motivo perché Di Nicola per formare Di Giuseppe dell'incontro con Marchigiani, se questo non fosse stato uno degli aspetti concordati la sera precedente. Di Nicola subito dopo informa anche Corda dell'incontro fissato con Marchigiani, anche qui, che necessità ci sarebbe di informare l'allenatore di un'altra squadra, cioè del Barletta, del fatto che è stato fissato l'incontro con Marchigiani, se non per dare notizia del corso che si sta dando a quell'accordo, a quel progetto, a quel programma che si era appunto concordato la sera. Di Nicola e Giuseppe si vedono come concordato, che Di Nicola si incontri anche il Marchigiani, anche perché questo incontro con il Marchigiani avverrà con un'ora di ritardo circa alle 17.30. Nel frattempo che cosa avviene? Avviene che si inserisce una telefonata di Di Lauro a Di Nicola. Di Lauro, come evidenziato dalla documentazione probatoria quindi dagli atti, nella vicenda in questione sarà il soggetto che in qualche modo cura gli aspetti relativi alla effettuazione di scommesse in ordine alla partita in questione, scommesse di questa persona e cura anche le scommesse da parte dello stesso Di Nicola. Il significato, i passaggi di questa conversazione sono l'avviso di questo ufficio assolutamente in alcun modo ricostruibili. Di Lauro chiede a Di Nicola, nel Teramo vince? Risposta, stiamo vedendo, sto aspettando loro. Da lì a poco Di Nicola deve incontrare i Marchigiani. L'incontro avviene al bar, nella zona di Chiusi, perché nel frattempo Marchigiani mostra di non conoscere bene la zona di Fabbro, l'area di Fabbro, e avviene alle 18.30. Sempre la sera del 30 aprile, quando cioè incontro a questo punto tra Marchigiani, Di Nicola e vedremo anche Pesce, vedremo un pochino dopo perché sarà presente anche Pesce, innanzitutto perché lo dice lo stesso Marchigiani in sede di interrogatorio e quindi è una prova ovviamente diretta circa la presenza di questo soggetto, ma noi vedremo anche da una comunicazione successiva che emerge il coinvolgimento del Pesce e la presenza a questo incontro. La sera del 30 aprile, quindi dopo questo incontro tra Di Giuseppe, Marchigiani e il Di Nicola, quindi le due società interessate, Di Giuseppe e Marchigiani con il tramite rappresentato da Di Nicola, che evidentemente è il grande regista di tutta questa vicenda, perché l'elemento che si interpone e che crea questo collegamento ovviamente tra le due società. Matteini chiama Di Nicola, siamo alle 21.51 per dirgli di aver fallito nel suo tentativo di coinvolgere i due calciatori Capriccia e Marchetti. E gli dice esattamente, il compaesano alla richiesta di parlare di persona ha capito e si è sottratto, esattamente riscontrato da quello che ci ha detto Marchetti, che non ha voluto a suo dire appunto incontrare Matteini perché da quel personaggio non sapeva che tipo di proposte aspettarsi. Ha capito e si è sottratto, ma cosa potrebbe aver capito e appunto conseguentemente essersi sottratto se non altro che una proposta illecita, perché diciamo il momento di Matteini contestato quello lì, proprio di un contratto di tesseramento
ma di cosa avrebbe dovuto avere timore? Quantomeno avrebbe rifiutato la proposta e sarebbe finita lì. Matteini continua a comunicare al Di Nicola che invece l'altra persona, l'isolano, ha detto di no anche all'offerta di 50.000 e lui non ha più insistito, testuale, perché non mi fido. Di cosa non dovrebbe fidarsi se non del fatto che il Capeccia, a fronte di un'insistenza in ordine a una proposta illecita, avrebbe potuto decidere, come fatto peraltro in una precedente situazione, di denunciare un tentativo come un illecito già a tutti gli effetti consumato in ordine alla gara che si sarebbe svolta. Significative sono anche le repliche di Nicola, che non si mostra né deluso né preoccupato, anzi dice per entrambe le situazioni: sì, hai fatto bene a non insistere, meglio così. Di Nicola contatta quindi subito dopo di Giuseppe, siamo alle 21:30, per informarlo del fallimento di Matteini. Anche questo è importante e significativo. Perché? Perché evidentemente era stato tranquillizzato da un incontro che è avvenuto nella parte del comitato con il Barbigiani. Sapeva quindi che quell'altra pista, che il tema di Nicola è stata attivata, sarebbe stata una pista che avrebbe avuto un suo tempo, quindi il rifiuto di Capeccia e Marchetti comunque non era un rifiuto determinante ai fini del proposito illecito dei vari protagonisti della ricerca. Anzi, dice di Nicola, Giuseppe, stanno meglio così. Momento, siamo al 30 aprile, inizia una serie di contatti telefonici veramente febbrile tra Nicola, Giuseppe e Barbigiani, questi soggetti che si sono incontrati personalmente alle 18:30 e che si sentiranno a raffica nell'arco di tempo della serata del 30 aprile, dalle 22:29 alle 20:04 ci saranno 4-5 contatti telefonici in sequenza. Quello che veramente è significativo è che Di Nicola è in mezzo, parla con Giuseppe, chiama con Giuseppe, parla con Barbigiani, chiama Giuseppe, è colui che fa da tramite tra i due soggetti, evidentemente anche per evitare che tra i due ci possano essere contatti telefonici. Quello che ancora è assai più significativo all'avviso di questo ufficio è che questa serie di contatti rivela il fatto che Barbigiani e Giuseppe, pur essendosi incontrati personalmente, non avevano alcun potere decisionale autonomo delle rispettive società che appartenevano. Perché se avessero avuto questo potere, l'avrebbero chiuso l'accordo, già alle 18:30 con l'incontro a base. Ognuno di loro deve rendere conto, evidentemente, al rispettivo presidente. E quindi l'incontro di 18:30 è un incontro prodromico in cui si stabiliscono le date, dopodiché si salutano e qui inizia la serie di contatti. E Marzano manda un sms a Di Nicola alle 22:29 di quella sera, in cui gli dice espressamente di aver parlato con il presidente, questo è il primo incontro obiettivo di coinvolgimento appunto del presidente della Buona Caccia delle Piante, e di ad incontrare gli amici imprenditori di Nicola lunedì alle ore 9. Il messaggio è quindi eloquente riguardo al fatto che il Barbigiani, dopo aver incontrato di Giuseppe e di Nicola, chiama il suo presidente. Nel messaggio sembrerebbe per verificare la disponibilità degli amici imprenditori lunedì mattina. Su questo prima alle ore 9 si sono, ha già notato con questo onorevole tribunale, veramente sprecati e stesi fiumi di inchiostro, perché sul lunedì alle ore 9 è stato detto di tutto. Quello che è in questo ufficio si sente di un'assoluta tranquillità e serenità è che quel lunedì alle ore 9 tutto volesse significare anche lunedì alle ore 9. Nel senso che ovviamente le ore 9 è l'indicazione di lei che secondo l'ipotesi accusatoria fa riferimento a una quantificazione monetaria, a una quantificazione di prezzo, che è un dato che i protagonisti della ricerca considerano di assoluta rilevanza, perché da quel momento in poi tutte le telefonate successive si appuntano esclusivamente su questo lunedì alle ore 9, come se fosse diventata la questione decisamente più rilevante in tutta la vicenda di
Nicola replica partigiani dicendo alle ore 9 chiama quindi di Giuseppe per dirgli per rivelare il dato alle ore 9 e inizia una discussione con Giuseppe che gli dice certo per le ore 9 dovrò impegnare tanto. Anche qui c'è una distinzione perché nei contatti telefonici sia con partigiani che con Giuseppe emerge in realtà una sequenza. Il fatto che il presidente ha una puntata sette e non poi alle nove. Dopo questo momento il presidente gli dice va bene nove, ma almeno sincerarsi che la colazione sia tra tutti e li fa in maniera che accontenti tutti quanti. Però, cosa è successo? È successo che rispetto a quando i tre si sono incontrati alle 18:30, dopo che il Marchigiano ovviamente ha operato i suoi contatti con il presidente Lepiano e eventualmente con i calciatori del Savona, è stata stabilita una variazione rispetto a quanto concordato. La variazione sta proprio in questo avviso della procura, ovviamente un riferimento critico alle somme che avrebbero dovuto essere versate. Qual è la preoccupazione di Giuseppe? Va bene ore 9, va bene la somma in più, ma siamo certi che almeno alle ore 9 ci siamo tutti, che non escano fuori altre pretese economiche ovviamente riguardo alla vicenda di Sanzi. Di Nicola quindi ha un nuovo contatto con i partigiani per avere questa assicurazione che ci siano tutti. Sostanzialmente concorda quanto già detto, rappresenta partigiani che dall'altra parte va bene quanto rappresentandogli, e richiama subito dopo di Giuseppe, parliamo di sequenze telefoniche che vi indico come orario, 22:29, 22:43, 22:48, 22:50. Quindi è una successione veramente incredibile. Il Nicola richiama di Giuseppe per assicurarlo che la colazione si daranno tutti, gli dice espressamente completa. E qui c'è un chiaro riferimento che Giuseppe dà sul fatto che tra 7 e 9 ci sarà comunque una stretta che comporterà per lui un surplus di impegno, con un riferimento esplicito. Mi fa dubbi, dice di Giuseppe, figura se non conosce qualcuno che in qualche maniera se ne pare. È chiaro che questo riferimento è alla persona del presidente, capita che attuale di Giuseppe, nel frattempo deve riferire che c'è stata questa variazione, questo aumento del prezzo da corrispondere, che si preoccupa della possibilità che il presidente possa rinvenire così rapidamente i soldi che occorrono. Siamo alla sera del 30 aprile, la partita sarà due giorni dopo alle date. Il Giuseppe richiama ancora di Nicola, siamo giunti nel frattempo alle 23, perché vuole ancora altre assicurazioni e si riferisce al padrone del ristorante, ma il padrone del ristorante è attendibile. Perché se quello più del bar che facciamo? La sequenza di queste telefonate rivela come ci siano preoccupazioni reciproche sul fatto, sulla spendibilità riguardo all'accordo. C'è la disponibilità a venirsi incontro. Non si discute più di tanto sulle somme, sui termini dell'accordo, ma si vuole avere la certezza che tutti quelli che devono essere coinvolti siano coinvolti e che ci sia poi in pieno un affidamento ben riposto sull'azione e sulla condotta di questi progetti. Così Barbigiani dal canto suo e la chiama 2304 ricontatta di Nicola per chiedere assicurazioni riguardo al fatto che gli altri, cioè la dirigenza del Teramo, si presentassero all'appuntamento col denaro a mano. Ricevendo da Nicola la risposta in mezzo, stai tranquillo, garantisco io. Vediamo come le preoccupazioni siano proprio di segno opposto. Di Giuseppe si preoccupa dell'affidabilità del Marchigiani e della parola del presidente, dell'impegno del presidente del Savona. Il Savona si preoccupa del fatto che quelli del Teramo si presentino all'appuntamento con il denaro. Arriviamo al 1° maggio, che è un po' la giornata, se vogliamo, interlocutoria, dove non avvengono grandi fatti se non ulteriori contatti tra Marchigiani, Nicola e ancora di Giuseppe, che sono appunto prodromici e potremmo dire volti a definire i dettagli di quello che sarà poi l'incontro risolutivo del 2 maggio, giorno della gara.
ma gli italiani in particolare sono stati in ancora, e i due si garantiscono ancora una volta reciprocamente che tutto a posto, dando di appuntamento per il domani mattina. Qui si inserisce Di Nicola su questa telefonata dà ancora assicurazioni a Marchigiani sui documenti, dicendo di stai tranquillo, ti garantisco io, evidente il riferimento appunto alla richiesta del Marchigiani di avere assicurazioni sul fatto che sarebbero presentati col denaro. Di Nicola quindi chiama l'amico Pesce alle ore 11.19, Pesce della Ternana, in quell'epoca collaboratore tecnico, nonché il braccio destro del Parma. Il Parma è la società affiliata tra le altre al Savona, ma Pesce qui ha un ruolo, se vogliamo, anche lui di tre-union tra le due società, perché era sicuramente un soggetto vicino al soggetto vicino alla società del Fiore. Ma fine Pesce, anche nella sua dove è evidente che alcuni calciatori non sai che sarà che la società del Fiore proprio rapporti preferenziali o privilegiati, raccomanda il Nicola al Pesce la carezza che per un aggiunto non evitare che cosa si capisce in modo netto, evidente da parte che Pesce è coinvolto nella domina della grande questione. Ancora una volta anche con Pesce i due si trattengono a lungo sul discorso dell'orario, delle feste e delle nove. Un orario che avrebbe riguardato un appuntamento presunto tale che coinvolgeva il Marchigiani o la dirigenza del Savona con altri soggetti, viene portato a conoscenza del Pesce, il quale mostra un evidente interesse verso questa informazione, tant'è che si preoccupa di dire sì, sì, è fatto bene, l'importante è che sia chiaro, il messaggio è tutti quanti dobbiamo stare alle nove, la preoccupazione è quella, che quella cifra, in quell'importo ci debba rientrare le pretese di tutti. Di Nicola chiama quindi di Giuseppe, siamo alla sera del primo maggio, ormai quindi in prossimità della giornata politica, alle ore 19.24, mentre quest'ultimo in macchina una volta di favore, insieme al presidente Campitelli sulla ormai famosa Materassi e ad altri due dirigenti che sono i due dirigenti oggi esaminati dinanzi a protezione del tribunale. Il Nicola si limita semplicemente a confermare l'appuntamento all'indomani, appunto al mattino. L'indomani mattina, alle 8.47, siamo quindi giunti al 2 maggio, Di Nicola chiama ancora di Giuseppe per dirgli che l'appuntamento è fissato per le ore 11. Anche qui sono importanti due passaggi. Di Nicola avvisa di Giuseppe, all'incontro ci sarà un altro soggetto non meglio identificato, non meglio specificato. Sarà probabilmente Cenicola, anzi è Cenicola perché di Cenicola gliela prova che abbia partecipato a questo incontro anche per la sua esplicita dichiarazione. Di Giuseppe si mostra comunque già a conoscenza di questo fatto. Qui continuano le raccomandazioni e le preoccupazioni da ambo le parti, perché Di Nicola raccomanda a Giuseppe di condurre in prima persona la trattativa, senza lasciare parlare il suo capo espressamente, ovvero il presidente Campitelli che stava salendo in macchina con lui. Di Giuseppe, di rimando, dice a Di Nicola che il padrone del ristorante, vale a dire il presidente del Savona, però dovrà dare assicurazioni al presidente dell'esterno, dovrà dire non solo che sta a posto letterale, ma anche come sta a posto. Ancora Di Nicola si preoccupa di far sì che a questo incontro sia il Giuseppe a gestire la trattativa. La chiave di lettura, l'avviso di questo ufficio, di queste preoccupazioni, sta molto probabilmente nel fatto che i due presidenti, particolarmente i capitani, sono persone evidentemente non attente a questo tipo di condotte e di attività. Mentre lì, questo nostra attività investigativa svolta dall'autorità giudiziaria ordinaria, chi invece era più solito porre in essere attività di questa tipologia di Nicola
si preoccupa che un intervento con il luogo, una parola con il luogo, un riferimento inappropriato, inopportuno, possa all'ultimo far saltare un qualcosa che ormai è stato definito praticamente anche nei dettagli. Partigiani sono stati di Nicola alle ore 10.50 per dirgli che ha avuto un contrattempo e che l'incontro sarà quindi ad Albisola alle ore 12.30. Di Nicola arriva subito la novità di Giuseppe e quindi i due lo informano del fatto che l'incontro sarà alle 12.30 e di Giuseppe di Nicola gli dice che attenderanno al bar Ambro Caffè, indicandogli anche la macchina della quale si trovavano. Ancora una volta non c'è occasione per raccomandarsi con lui che dovrà essere solo di Giuseppe a parlare, perché la situazione letterale è molto delicata e sarebbe un peccato far saltare tutto all'ultimo. Preoccupazione appunto, come detto, da giustificarsi nei termini che sono stati espressi poc'anzi. Di Giuseppe lo rassicura sul punto e ancora una volta insiste nel dire che comunque la sua presenza, ovvero del Cappitelli, dovrà comunque chiedere al suo interlocutore se è tutto ok, questo perché evidentemente ha necessità di dare assicurazione a chi comunque dovrà finanziare tutta questa attività e dovrà chiedere quindi espressamente a voi come vi siete posti. In questa sequenza si inserisce anche Di Lauro, siamo alle 12.25, quindi secondo la ricostruzione operata dalla Procura Federale ancora qualche istante prima rispetto all'incontro che era stato posticipato alle 12.30. Sull'orario delle 12.30 subito dopo spenderò alcune considerazioni agganciando su quanto oggi anche costituito oggetto di esame testimoniale. Di Lauro chiama ancora una volta di Nicola e qual è la sua preoccupazione? Ancora una volta, che cosa sarà appena questa luna? Gli dice che gli garantisce anzi che da Nicola sarà garantito una giocata da 15, solo che chi dovrà effettuare questa giocata vuole sapere se tutto è ok. Di Nicola ancora una volta risponde che questo sta parlando con la risposta data di Lauro qualche giorno prima alla domanda Teramo dice a Savona. Dice ancora una volta, ci sto lavorando, di tenersi pronto che tra 20 minuti sarà l'avviamento. È evidente che Di Nicola in questo momento è in attesa di sapere qual è stato il risultato dell'incontro personale tra Marchigiani, Cenicola, Campitelli e Di Giuseppe. Ha bisogno di 20 minuti per dare la risposta. Di Lauro a questo punto gli dice, va bene, aspetto una tua notizia, anzi gli fa una proposta, questa volta la scommessa non avverrà sui canali asiatici, è giusto. Della persona appunto alla quale dare informazioni. E Nicola dice no, richiamerò che se tu possa girare l'informazione in persona. Anche Matrizi, se chiama di Nicola, guarda caso si chiede di queste notizie. Nicola risponde che non ha avuto notizie e che lo avrebbe chiamato per non farmi sapere. Queste due telefonate e la diciamo, collocazione temporale di queste telefonate di Lao e del Matteini rivelano perfettamente che erano lì. Rivelano il fatto che Lao e Matteini sapevano anche loro che c'era un incontro programmato per quella mattina. Guarda caso chiamano alle 12, alle 12.56 per sapere che cosa era stato di fatto concordato per muoversi. Alle 13.24 noi abbiamo Marchigiani che chiama di Nicola, è il primo riscontro dopo l'incontro di questione. Però la dichiarazione di Marchigiani non si è avuto una durata di tutto voleva assumere, immaginando che l'incontro possa essere esaurito alle 12.35, questa data, questa circostanza temporale risulta perfettamente compatibile anche con eventuali presenze all'orario oggi indicato del presidente Cappitelli, che ospitava in
5 la fase terza più per un calcio. Non dimentichiamo infatti che c'è un lasso di tempo indicato dai due testimoni oggi escursi e che comunque risulta anche dalle altre dichiarazioni di cui l'attività difensiva, che è quello che va dalle ore 12 circa alle ore 13 o 4 circa, in cui nessuno ha più notizie del presidente Castiglielli, se non il fatto che il presidente sarebbe tornato in camera per riposarsi. Allora, queste le parole di Gioacchino Tornatore. Abbiamo ascoltato quasi tutta la requisitoria del procuratore aggiunto. Non sta parlando Stefano Palazzi, che è il procuratore federale, ma Gioacchino Tornatore. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi alle 19, fra meno di 10 minuti, il TG6, torneremo a collegarci in diretta con Roma e ascolteremo molto probabilmente in diretta quelle che saranno le richieste per il Teramo, ma c'è poco da sperare, perché da quello che ha raccontato fino adesso Tornatore, da quello che ha detto, molto probabilmente chiederà la responsabilità diretta per Luciano Campitelli e dunque per il Teramo Calcio. È tutto, grazie per averci scelto, ci vediamo fra poco alle 19.